Il momento di andare a salutare Nicoletta Forcheri. Benvenuta Nicoletta. Ciao, mi sentite? Benissimo, benissimo, grazie, grazie di essere qui con noi, una ricercatrice a tutto campo, penso che molti di voi la conoscano, diciamo che è da tempo che ci chiedevano di portarti qua in trasmissione e quindi siamo contenti che tu appunto sia qui con noi. Allora, parto da quello che ci siamo detti poi quando ci siamo sentiti al telefono qualche giorno fa, in cui tu mi dicevi, no, che alla fine il sistema monetario, la moneta, il meccanismo con cui oggi insomma si sviluppa e si è sviluppata, poi è alla base, no, di tutte le altre cose che poi quotidianamente accadono e che magari ci fanno indignare. Ecco, partiamo da questo punto, no? Perché la moneta, il sistema monetario è così dirimente poi per tutto quello che ci accade? Perché innanzitutto è uno strumento formidabile, cioè uno strumento tanto formidabile quanto invisibile, cioè taciuto nei secoli come importanza, sempre stato presentato come uno strumento neutro, in realtà è diciamo proprio il cannone, cioè è proprio lo strumento maestro per si potrebbe dire anche per succhiare le energie degli umani, nel senso che c'è nel contempo in questo sistema una parte molto materiale, ma anche una parte, si potrebbe dire, esoterica nello strumento. È uno strumento affascinante, più lo studi più vai in tutte le direzioni, appunto sfiori la numerologia, sfiori l'esoterismo. Noi abbiamo cercato di rimanere abbastanza terra terra e concentrandoci appunto sulla contabilità, ma anche lì tu pensi che guardi la contabilità e magari analizzi e studi un sistema logico. In realtà anche lì c'è una parte di magia, perché nella contabilità stessa della moneta c'è l'abracadabra, che l'abracadabra è creo quello che dico. Quindi a me è venuto, mi è venuta, diciamo, mi è venuto spontaneo di paragonare la moneta con la lingua, cioè il linguaggio. Nel linguaggio le parole nel contempo descrivono la realtà, ma la creano anche per la mente, nel senso che quando tu analizzi la realtà con delle parole, che è quello che fanno tutti gli umani, no? Che parlano una o varie lingue, a seconda della lingua che utilizzi vedrai la realtà in modo diverso, ma non solo. Il fatto di descrivere una realtà, il fatto di osservare una realtà, in realtà la crea. Cioè, queste sono tutte le ultime, diciamo, scoperte di fisica quantistica, eccetera. Perché descrivendo quello che tu pensi che una realtà attorno a te, in realtà metti un'energia di pensiero in quella realtà e in qualche modo la metti in luce, magari l'accentui o, appunto, come dicono alcuni studiosi di queste materie, la crea addirittura. Il paragone con la moneta mi è venuto abbastanza spontaneo. Così come la parola è un simbolo, la moneta è un simbolo. E il simbolo che cos'è? È una nozione, un oggetto a doppia faccia. Una parte tangibile, visibile oppure udibile, e l'altra parte che si riferisce, che trascina con sé una parte assente. Nella parola parte assente è il significato della parola, e nella moneta la parte assente è il valore.
Quindi non la moneta non può essere solo il simbolo scritturale, digitale, cartaceo, metallico. La moneta è moneta perché in quanto diventa simbolo. E essendo simbolo, trascina con sé, cioè fa credere a tutti che in quel simbolo ci sia il valore, la riserva. Per questo la moneta è considerata anche tra le varie definizioni riserva di valore. Volevo tornare un attimo, no, quando hai detto prima anche della, diciamo, della valenza, della dimensione esoterica della moneta, se ce la puoi spiegare meglio. Ecco, allora, per continuare su questa, Sì. diciamo, su questa, sì, in questa direzione, è appunto il valore del simbolo. La moneta è un simbolo, ed è un simbolo giuridico, ma non è solo un simbolo giuridico, è anche qualcosa di più. Giuridico in quanto la moneta vale per convenzione giuridica, perché un'autorità dice che la moneta vale. Quindi, ad esempio, possiamo parlare della moneta, delle banconote e delle monetine che sono dichiarate moneta a corso legale perché lo sono dichiarate dai trattati europei. Un'altra diciamo, autorità può essere quella delle banche, no? Delle banche commerciali che creano moneta dal nulla, quindi noi crediamo che valga questa moneta perché crediamo che sia coperta, in realtà non lo è. La moneta, per tornare all'esoterismo, poi torniamo nella parte più pratica. La parte esoterica è questa qua, che la moneta viene creata con un atto, cioè con una dichiarazione contabile, che è un pagherò. Io ti prometto che ti pagherò. Io prometto che ho il valore, ho il valore per coprire questo pagherò. E già questo è una, diciamo, può essere anche un azzardo, con una scommessa che poi il sistema bancario fa di tutto perché sia così, a costo di depauperarci. L'aspetto esoterico, ripeto, è questo, che la moneta nasce non solo come unità di conto, ma nasce come, da una parte, modo di controllare la produttività e la ricchezza della gente, dall'altro per non redistribuire equamente, cioè perché qualcuno se ne avvalga di più di altri. Però in sé, se la moneta fosse appunto utilizzata come si dovrebbe utilizzarla correttamente, in realtà produce un effetto esaltante, cioè un effetto produttivo nella gente. In questo ha un che di magico, perché contrariamente a quanto dicono tanti economisti, in realtà la moneta non nasce per coprire le transazioni, ha un qualcosa di più. Potrebbe servire a incentivare la produttività, oppure se mal concepita sin dall'inizio nella contabilità con una frode, come vedremo, in questo caso serve sì aumentare la produttività, ma nel contempo ad aumentare il debito, e aumentando il debito noi vediamo che poi alla fine, oltre all'inflazione, rischiamo come adesso la deflazione. Non so, forse non sono stata abbastanza No, chiara. sì, no, ti stavo seguendo con attenzione. E, per entrare, ecco, come dicevi prima, nella dimensione pratica, tutti siamo più o meno vincolati, no, nella praticità alla moneta, al fatto di averla o non averla. Peraltro, una moneta, io mi ci concentro spesso su questo fatto, perché credo che anche questo sia
fondamentale oggigiorno, nel senso che la stessa moneta si è smaterializzata, nel senso che oggi si tratta di, io li chiamo un po' flussi informatici, chiamiamoli come vogliamo, però questo denaro virtuale che, diciamo, gira, ma in realtà non c'è nessuna poi concretezza, in questo caso non c'è nessun controvalore. Ecco, questo aspetto qui, che implicazioni potrebbe avere? Nel senso, è un ulteriore inganno? Tu come lo vedi? Ecco, allora dobbiamo sgombrare subito il campo da alcuni luoghi comuni o da alcune cose, appunto, che la gente crede. Il fatto che la moneta sia smaterializzata non è questo il problema, nel senso che il simbolo è simbolo e può funzionare, cioè funziona, sia che esso sia metallico, cartaceo, scritturale, come i click nei conti delle banche, oppure io chiamo quello delle transazioni online, delle Visa, o digitale, oppure poi c'è anche il Bitcoin, eccetera, eccetera. Il simbolo può essere di qualsiasi tipo. Il fatto che sia digitale o, come tu dici, smaterializzato, non significa niente, non è quello il punto, cioè non è quello il punto della frode. Il punto della frode è che noi veniamo da una concezione che era più corretta, che veniva dal diritto romano, di res fungibile, cioè di cosa, che è un diritto, è un oggetto di diritto reale, cioè un diritto patrimoniale reale che puoi, di cui puoi usufruire direttamente e che è valido in modo assoluto, cioè verso tutti, cioè la stessa mia moneta, io la do a te, tu la dai a lui, a Tizio, Tizio da Caio, eccetera, e vale per tutti, tranne i limiti della, diciamo, della denominazione, no? Quando poi devi cambiare l'euro in dollari, eccetera, eccetera, però normalmente vale per tutti. Questa è la definizione di una res fungibile ed è anche classificata per legge. Il problema è che noi siamo stati scavalcati da una concezione, della moneta, cioè scavalcati, è sempre stato così in realtà, però adesso dal 2003 è stato imposto a livello internazionale dalle norme contabili internazionali, da una moneta considerata, definita ad esempio dalla BCE, ci sono i tre aggregati monetari che sono i vari tipi di moneta, no? Dalle monetine ai titoli, è definita come liability, come passività semplicemente, cioè la moneta è definita come passività, cioè come debito, cioè nasce nei conti delle banche come debito delle banche, un debito delle banche che noi dobbiamo rimborsare. Questo è il cuore del problema, e questo è il cuore del problema, perché noi potremmo benissimo immaginare una moneta digitale, una moneta elettronica, però che nascesse come, non già come passività, ma come res fungibile, come attività patrimoniale, e lì bisogna entrare nella contabilità. Il secondo, cioè questa cosa è chiara? Sì, no. Ecco. Okay. La seconda cosa, tu hai parlato di senza controvalore, anche lì bisogna sgombrare il campo. Cioè, inizialmente la moneta era merce, cioè quando era oro, cioè, nasce poi la moneta fiduciaria, cioè la cambiale, la moneta rappresentativa di una quantità d'oro. Questo parliamo ad esempio del 1200, 1300, 1400, quando nascono i banchieri mercanti e vanno in giro con la cambiale, col pagherò o con la nota di banco, per non andare in giro con l'oro. È l'inizio della banconota, l'origine della banconota. Tale banconota gira sulla fiducia che ha un valore che è coperta dall'oro. Noi adesso siamo nel cosiddetto regime di moneta fiat, cioè una moneta che può nascere senza controvalore,
Moneta fiat viene da fiat lux, cioè che nasce dal nulla, non ha bisogno di controvalore. Ora, qual è il punto? Che non siamo neanche in un regime di moneta fiat, che noi dovremmo, cioè noi dovremmo essere in un regime di moneta fiat, cioè di moneta che nasce dal nulla e che vale nominalmente, quello in modo facciale, no? Quello che è scritto che vale, e noi dovremmo essere in questo regime qua, ma in realtà siamo in un regime ibrido, cioè la moneta, a parte che vabbè, le banconote e le monetine sono moneta fiat a corso legale, a corso forzoso, cioè non posso, non, assolutamente non rappresentano, cioè, non rappresentano, non dovrebbero rappresentare niente, cioè non puoi andare a chiedere rimborso in un bene, cioè alla banca non puoi, perché tu vai a cambiare 10 euro, ti danno in cambio 2 da 5 e basta. Non come una volta che appunto in teoria dovevi poter prendere, prelevare dell'oro in cambio di banconote. Con la moneta bancaria, in realtà loro dicono che la moneta bancaria è coperta dai depositi. Cioè che se tu vai col tuo conto in banca, in una banca, al bancomat oppure allo sportello, chiedi di prelevare tutto quello che hai, ma se hai più di un tot, che non lo so, perché infatti non so se vedi che possiamo prelevare solo un tot al giorno, un massimo al mese, eccetera, eccetera, quelli in realtà non ti daranno i tuoi soldi, o dovrai fare su una storia, cioè fare tutta una storia perché loro ti diano le banconote. Perché le banconote sono solo il 5% della moneta circolante ed è quello che tu intendevi. Il problema, anche qua ti dico qualcosa di strano, cioè non è il fatto che la moneta bancaria, cioè i depositi, non siano coperti, cioè, ma il problema è che debbano essere coperti, cioè io dico che la moneta dovrebbe nascere fiat di valore nominale ma senza copertura di nessun tipo. Ora, qual è il problema adesso? Che contabilmente sia le banconote, sia le monetine, sia i depositi nascono come se avessero un controvalore che poi non hanno. Allora, le monetine e le banconote hanno nel corrispettivo colonna dell'attivo hanno i titoli che le banche hanno, i titoli del debito che le banche depositano presso la banca centrale in cambio delle banconote. Per i depositi, quelli, la maggior parte dei depositi, quelli quando tu fai un mutuo ti creano il deposito e nell'attività ti mettono il prestito, cioè il contratto di mutuo. Il problema è che la moneta dovrebbe nascere senza copertura, senza questo obbligo di copertura, ma con un criterio determinato dall'uso, dalla destinazione di questa moneta. Non so se sono stata chiara sia per lo smaterializzato sia per il controvalore di cui mi hai parlato. Sì, no, stavo pensando in questo momento alla, per dire, la carta di credito. Alla fine è vero che poi bisogna restituire, no, tra virgolette, la somma che spendi, però in realtà qui parliamo addirittura di un qualcosa, ancora di più, no, di una cosa che non c'è, nel senso Sì, allora, sì, hai messo il punto su qualcosa di molto giusto. La carta di credito è per me il terzo livello di signoraggio. Il primo era quello di cui parlava sempre Auriti, le banconote, le monetine, eccetera, che tanto da quando non sono più convertibili in oro, sono moneta fiat e sono, cioè sono a corso forzoso. Non rappresentano niente, tranne che hanno un corrispettivo nella contabilità titoli che poi valgono moneta tra le banche, e questo è un altro capitolo. Poi c'è il signoraggio della moneta bancaria o della moneta deposito, che
che appunto la moneta, i depositi che dovrebbero rappresentare l'equivalente di banconote, ma in realtà non rappresentano queste banconote, perché le banconote sono al massimo il 5% di tutta la moneta circolante, e poi c'è il pagamento, cioè quello che io chiamo la moneta digitale, pagamento con la carta da credito, che anche essa è staccata dai depositi, cioè è puro debito che nasce puro de è, la stessa, è lo stesso tipo di meccanismo di creazione monetaria da parte degli istituti, questa volta anche Visa, cioè istituti finanziari non bancari, perché il business della creazione dal nulla di debito si sta spostando dal sistema bancario, cioè dalle banche, agli istituti finanziari non bancari, con tutti questi e questa offerta di strumenti di pagamento online, digitali e smartphone. Quindi per ogni transazione online, con lo stesso meccanismo di scrittura contabile, l'istituto tipo tra virgolette intermediario, ma che intermediario no, non è, crea i soldi dal nulla sulla base della tua promessa di copertura futura. E quel punto tu ce li puoi avere nel deposito, ce li puoi anche non avere, è lo stesso meccanismo ma trasposto al terzo livello. Non so se mi sono Sì, spiegata. ho capito bene. Hai citato Auriti, no? Che era tra gli ispiratori del periodo di, diciamo, di Beppe Grillo, tra virgolette, in cui, insomma, diceva delle cose, poi non le dice più, ma insomma diceva delle cose interessanti, no? In quello spettacolo in cui a un certo punto diceva, no? Sì, Di chi sono i soldi? Oggi di chi sono i soldi? Cioè le banconote che girano, di chi sono? allora, sono delle banche. I nostri depositi sono chiaramente delle banche, scritto anche nel codice civile, articolo 1834, che la banca acquisisce la proprietà dei nostri depositi nel momento in cui li mettiamo nei depositi, a maggior ragione quando se li crea lei per prestarceli, perché quello che ci presta, penso che adesso tutti lo sappiano, in realtà ci presta un debito, no? Ci presta, non ci presta, cioè, ci presta una sua promessa di pagamento non coperta, un assegno, è come un assegno scoperto. E come ho detto in un'altra occasione, un assegno scoperto, però che tiene nel suo cassetto. Cioè, io banca, quando creo la moneta per te, la moneta bancaria, ti scrivo una promessa di pagamento in un assegno scoperto, perché non ho di che coprirlo, non ho le banconote di che coprirlo, e poi invece di consegnartelo in mano, ti dico: guarda, però sta più sicuro nel mio cassetto, ok? Sta più sicuro nel mio cassetto. Tu questo segno potrai venire a vederlo ogni tanto. Io ti do una password, poi magari impazzisci con le password, perché cioè, ti do una password, ti do la chiavetta, così puoi venire a vederlo ogni tanto e puoi prelevarne pochino pochino per volta. Ma nel frattempo la banca se lo tiene nel cassetto. Tenetelo nel cassetto vuol dire che lo segna nella sua contabilità, lo segna nella sua contabilità come passività, ma in realtà è una finta passività, perché non la rispetta mai completamente. Questa promessa non viene mai rispettata completamente dal sistema bancario, o viene rispettata al massimo al 5%. Quindi, essendo una finta passività, è un attivo netto. Ma qual era la tua domanda? Adesso non mi ricordo più. No, di chi sono i soldi, ragazzi? Ah, di chi sono i soldi? Eh beh, te lo rispondo. Adesso, allora. Dire la banca è una cosa un po' vaga, perché la banca è una persona, diciamo, è una persona giuridica, è una finzione giuridica, come diceva Auriti, no? È una finzione giuridica. Quindi, secondo i vari studi, praticamente, c'è un gruppo, c'è una decina di fondi speculativi che hanno sede nei vari paradisi fiscali, tra cui il Delaware,
e che hanno nomi tipo BlackRock, The Vanguard Group, sempre i soliti, di cui anche JP Morgan e BNP Paribas, le quali sono anche banche d'affari e banche commerciali, sono delle galassie, no? Questi fondi controllano le maggiori banche mondiali e le 500 maggiori multinazionali. Quindi questi fondi comunque sono sempre rappresentati da degli studi legali, eccetera, eccetera, scatole cinesi, bambole russe e via dicendo, poi con sede in questi paradisi fiscali dove la privacy è molto controllata, cioè dove c'è tu. Quindi è in teoria difficile da andare veramente a trovare. Ora, se si dovesse fare un'indagine, in realtà ci si arriverebbe, ci vorrebbe un'indagine internazionale per sapere non di chi sono i soldi, ma chi falsa i soldi, chi ruba i soldi, perché queste persone che controllano la produzione monetaria nel mondo, in realtà effettuano un enorme furto di valore a noi umani, a noi. È un furto di valore, dico anche di energia, per questo che poi lì si va nel sottile, no? Ed è talmente, cioè non si capisce come mai l'umanità non si, magari si sta svegliando, ma come mai non ci pensi, no? Cioè non ci pensi, non si svegli in questa cosa, perché se noi applicassimo già solo la Costituzione, per quanto imperfetta, se noi già solo applicassimo la Costituzione, noi saremmo lì tutti, non dico in piazza perché non serve a niente, perché c'è sempre qualcuno che manipola le piazze, però saremmo lì appunto a fare la domanda che fai tu, ma di chi sono i soldi? Ma non devono essere di questo gruppo di privati i soldi, perché il valore lo mettiamo noi e la moneta deve nascere di proprietà di tutti i cittadini. Ora, tu mi hai citato anche Grillo, che appunto ha detto queste cose nello spettacolo. Penso che persone come Grillo, per non farsi crocifiggere, non è andato più in là, però qua stiamo aspettando un salto di consapevolezza da parte di tutti, da parte della base di 5 Stelle, così come da parte di tutti i cittadini, così come da parte di tutti. E Ecco, però non è facile, eh eh? no, 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 la penso anch'io come te sul fatto, nel mio modo di vedere, a mio modo di vedere, la nascita del Movimento 5 Stelle è stata un po' il funerale, secondo me, di alcune questioni di informazione che Grillo portava avanti, tra cui questa sulla moneta. Adesso loro da anni, no, la tirano, cioè cercano di far introdurre questo reddito di cittadinanza, seppure anche insomma nella loro proposta con dei limiti. Tu come lo vedi? Cioè, potrebbe essere un passo in avanti, risolverebbe qualcosa, o comunque rimane questo peccato originale, insomma, della moneta? No, certo rimane il peccato originale, il reddito di cittadinanza è proprio la riforma da fare dei minimis, proprio che in tutta Europa esiste una cosa di questo genere che tra l'altro non va neanche chiamata reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza come lo concepiamo noi è un diritto sacrosanto di ogni cittadino di compartecipazione agli utili da signoraggio, punto. Quello è il reddito di cittadinanza. Un reddito di cittadinanza proposto come proposto da loro è comunque il minimo, è una roba, cioè non si capisce come mai gli altri partiti non propongano una cosa del genere, perché ripeto, esiste in tutti i paesi europei, solo che come esiste nei paesi europei esiste in una concezione bancaria assicurativa, che poi è la contributiva, che è un enorme crimine.
Cioè, tu contribuisci e poi noi, quando sei in difficoltà, ti restituiamo. Comunque, nessuno può andare al di sotto di un certo reddito, eccetera, eccetera. Che agli antipodi, secondo me, da quella concezione di sociale, di reddito sociale, cioè di distribuzione sociale. Quando è stata riformata il sistema pensionistico dal vecchio sistema al contributivo, siamo andati un po' più giù nell'inferno, cioè proprio nell'efferatezza della violenza di questo sistema economico. L'idea che tu per avere una pensione o per avere un minimo garantito, devi prima svenarti per tutta la vita e neanche basta, cioè, capito? Quindi qua, una delle prime cose che bisogna fare una volta arrivati al potere, io parlo già come se, che ne so, come se persone illuminate fossero al potere, ecco, però io parlo così perché è così che poi magari ci si arriva, è quello di appunto istituire un reddito di cittadinanza, ma senza se e senza ma, quindi forse più radicale di quello del movimento. E l'altro, aspetta, non mi ricordo più. Vabbè, comunque affrontare la questione della moneta, di sicuro, e poi sì, il reddito di cittadinanza. Ah sì, la riforma delle pensioni, di sicuro, per andare al redistributivo per tutti, perché una volta che tu ti riappropri comunque dello strumento monetario, non c'è più il problema delle riforme, tra virgolette, delle pensioni o del fatto che non ci sono i soldi per rialloggiare i terremotati. Cioè, noi siamo in una situazione in cui abbiamo degli sfollati, non so quante centinaia di migliaia di sfollati italiani che quest'inverno sono rimasti senza elettricità, senza riscaldamento, senza acqua, senza telefono, in seguito ai terremoti, senza case, e lo Stato non ha i soldi, tra virgolette, non ha i soldi per aiutarli, non pagano più gli alberghi che li accolgono, non possono più tornare, cioè, dovranno comunque pagare le tasse, eccetera. Cioè, stiamo in una situazione assurda. E in questa situazione nessuno o pochissimo o non si è ancora iniziato un dibattito serio sulla moneta. E non si è iniziato perché affrontare un dibattito serio sulla moneta, a parte ci vogliono molte competenze. Però è come un vaso di Pandora, cioè, nel senso che tu apri una scatola e trovi un'altra, perché si arriva a Bretton Woods, si arriva all'assetto monetario mondiale del dopoguerra, si arrivano a degli equilibri geopolitici completamente iniqui e sottintesi, che sono da rimettere in discussione. Si arriva al trattato di pace del dopoguerra, di cui tante clausole sono segrete, e noi, scusa, ma perché noi, ma cos'è? Fino a quando? Perché noi dobbiamo pagare, cioè perché noi dobbiamo ancora vivere di queste clausole, cioè soffrire, non vivere, morire di queste clausole segrete in un trattato di pace di Parigi che è stata la rovina per l'Italia. Quindi affrontare il problema della moneta significa anche avere il coraggio di affrontare delicati equilibri geopolitici, anzi delicati squilibri geopolitici, e avere il coraggio di dire: io mi alleo, non, cioè, mi distacco un po', ad esempio, dall'America o dalla Francia, e mi avvicino, ad esempio, alla Russia o all'Iran o al bacino del Mediterraneo, che è il nostro, no? È il nostro il bacino del Mediterraneo, non dovrebbe essere la Francia, è il nostro, perché noi siamo in mezzo al Mediterraneo. Quindi si tratterebbe comunque di fare un'operazione molto delicata, molto completa,
molto anche strategica, perché è una cosa a fare a tavolino in modo strategico, ad esempio concepire inizialmente una moneta parallela a livello locale, eccetera, eccetera. Si tratterebbe di lavorare sia a livello locale, nazionale, sia a livello europeo, internazionale, con tanto di competenze che vadano a ogni volta difendere quello che fa il governo, appunto quel fantomatico agognato governo di cui parlavo prima, il governo a livello nazionale e a livello anche locale. Molta importanza hanno i comuni in questa cosa. Diciamo, bisogna cominciare a muoversi a partire anche dai comuni. I quali comuni hanno perso il controllo della tesoreria, ad esempio, e sono legati, ma lì bisogna cominciare a smantellare una per una, cioè bisogna avere coraggio, perché è una guerra questa, quindi noi dobbiamo, come in guerra, io non dico, rispondere violenza con la violenza, perché non è questo appunto il modo di fare il salto quantico che noi tutti speriamo, ma comunque organizzarci e riscoprire valori come la solidarietà, come la passione per la propria terra, e il coraggio e l'umanità, eccetera, eccetera. Da un punto di vista, diciamo, tecnico-economico, no? Cioè, se tutti avessero un reddito, che non so, possiamo quantificare in qualunque modo, diciamo un Sì. reddito che 1200. permetta, facciamo 1200, no? Che magari a molte persone potrebbe anche bastare, essere sufficiente, no? Non fare altro. O comunque fare molto meno, o comunque sia non farsi schiavizzare come purtroppo accade oggi spesso. Tecnica perché si dice spesso, ma se tutti avessero un'abbondanza o quantomeno insomma una certa quantità di denaro a disposizione, no? Ci sarebbe l'inflazione, cose che dicono insomma, le scuole classiche economiche. Ci sarebbe l'aumento dei prezzi, ci sarebbe qui, ci sarebbe lì. Ecco, ti faccio questa prima domanda e poi te ne farò un'altra invece che è di altro, va più a largo raggio. Ecco, da un punto di vista proprio tecnico-economico, ci sarebbero degli scompensi di sistema se tutti avessero questa minima quantità di denaro? No, assolutamente no, perché noi siamo in deflazione monetaria, quindi abbiamo proprio bisogno di quello. Abbiamo bisogno di quello che alcuni in Europa chiamano il quantitative easing for the people, cioè abbiamo bisogno di, e poi in Italia più che altrove, abbiamo bisogno di più base monetaria per tutti, quindi, perché quello che provoca squilibrio adesso è proprio la deflazione monetaria. Quindi non ci sarebbe alcuno squilibrio. Poi invece quel luogo comune che sai, si sente spesso, perché c'è persino molti italiani che non lo vorrebbero il reddito di cittadinanza. Io dico, quelli lì ben vengano, cioè non l'avranno, perché dicono che se tutti avessero un reddito di cittadinanza, un reddito di questo tipo, non farebbero più niente. Questo è proprio avere poca e pochissima stima e pochissima opinione degli italiani in genere, delle persone, cioè degli umani. In realtà non è vero, perché a quel punto ci sarebbe chi magari sarebbe più pigro, no? Però ci sarebbe chi invece farebbe veramente quello che ha nella sua natura di fare, cioè ci sarebbe veramente il tempo per sviluppare i talenti, verrebbero fuori dei geni, molto di più, eccetera, eccetera. Non solo, ma il mondo va e deve andare e va comunque, più no, se ne parla in Svizzera, eccetera, nella direzione di lavorare tutti meno ore, perché sempre di più saremo assistiti dalla robotica. Quindi alcuni lavori ripetitivi o più pesanti, eccetera, eccetera, saranno fatti dai robot. Quindi noi umani avremo, almeno questa dovrebbe essere la tendenza,
lavorare tutti molto meno, almeno certi tipi di lavoro. Poi tu lo sai perché tu fai un lavoro che ti piace, cioè nel senso chiunque poi abbia una passione, la vita o anche due o tre, sa che il tempo non basta mai, cioè non è quello il problema. E poi le cose da fare ci sono sempre, c'è da fare l'orto, c'è da fare, cioè, tante cose, la mamma, c'è da fare tante cose nella vita. Non tutte, cioè, non tutte, non perché una cosa come fare la mamma non è stata quantificata dallo Stato, anzi, qua c'è stata la cosa contraria, che non è una cosa di massimo valore, lo sappiamo tutti, no? Quindi una potrebbe far la mamma, tanto cioè, che molto meglio, ad esempio. Allora, ci dice Orlanda, negli altri paesi c'è il sussidio se non lavori, con cui ci vivi, solo da noi in pratica non esiste. È l'unico, sì, è assieme alla Grecia. Noi siamo gli unici particolari, no? Siamo gli unici a avere 12 vaccini, saremo gli unici se passa quella, se sarà poi convertito in legge e pubblicato in gazzetta il decreto, perché credo che ancora non sia stato pubblicato. E quindi, insomma, abbiamo sempre delle unicità particolari come paese. Sì. Sì. Volevo, ecco, appunto, l'altro risvolto della domanda che ti ho fatto è anche questo, no? Perché oggi di fatto la gente, la massa, poi per fortuna ci sono ognuno cerca il suo percorso e quindi ognuno cerca ovviamente di non ridursi a questo, però tra quello che viene veicolato dai mezzi di informazione, tra comunque l'impellenza, no? Magari di chi si trova in difficoltà, il lavoro, no? Ti viene presentato come dire, un diritto, ma un dovere, un qualcosa che devi assolutamente fare in un certo modo, che devi accettare certi lavori a certe condizioni. Il lavoro è quasi un mantra ossessivo, no? Nei nostri Sì. percorsi, nelle nostre quotidianità. Tutto quello che è accaduto ha portato appunto tante persone a dover fare lavori pagati molto poco, peraltro insomma instabili, che non porteranno sicuramente neanche alla pensione. E anche le ore lavorate, invece che diminuire come dovrebbe essere, cioè lavorare di più, cioè più persone ma lavorare meno, invece si lavora anche più di prima. E quindi è tutto tempo sottratto. Io lo dicevo in un monologo qualche settimana fa, no? Che avevo i brividi a pensare che se uno ci riflette bene, no? Se uno lo fa con passione, per carità, le ore volano, però immaginiamo le persone che fanno un lavoro ripetitivo, un lavoro che comunque devono stare chiusi in un posto, cioè se pensiamo che minimo un terzo della giornata viene passato a fare comunque un qualcosa che non è tuo e non è per te. E, non pe e poi soprattutto ecco, non puoi pensare di fatto, non puoi Sì. dedicarti a una tua evoluzione. Ecco, ti chiedo se poi in tutto il percorso che abbiamo avuto degenerativo di questi anni, tra le finalità c'è anche questo, cioè il non far pensare, il non far evolvere le persone. Beh, di sicuro sì. E secondo me, l'Italia è uno dei paesi che negli ultimi 30 anni ha perso veramente tantissimo, molto di più di tanti altri paesi. E ha perso, cioè è stato fatto apposta, è stata particolarmente attaccata l'Italia, deindustrializzata, come si dice, smantellato l'IRI, tutto questo. In libri bianchi dove si diceva che bisognava svendere tutto l'IRI, non so se tu sai, se hai idea di cosa fosse l'IRI. L'Istituto di Ricostruzione Industriale. Sì, ma quando tu vai a vedere, perché io quando sono andata a leggere tutti i libri bianchi di svendita dell'IRI, in realtà era tutto il Made in Italy, era una galassia, era la fortezza italiana, era la ricchezza italiana. Questo è stato fatto di smantellarla dagli anni 90 in poi, grazie a persone come Prodi, grazie a persone come Amato che ha fatto le leggi di nazionalizzazione delle banche, eccetera, eccetera. Quindi l'Italia è stata particolarmente sotto tiro perché prima di questa, diciamo, virata verso la privatizzazione a tutto campo, a tutto spiano,
cioè, impostaci all'opinione pubblica con tanto di manipolazioni mediatiche, eccetera, eccetera, che se no non entravamo in Europa quando eravamo uno dei paesi fondatori. E in realtà è sempre stata nel mirino delle grandi potenze. E quindi dei grandi banchieri, delle grandi potenze, in particolare di Francia e Germania, Gran Bretagna, Inghilterra e anche cioè, Gran Bretagna, Stati Uniti e Olanda, Benelux. Perché l'Italia non lo sa, cioè l'italiano sembra non saperlo, ma l'Italia è un paese ricchissimo. Quando tu, cioè io ho vissuto in Belgio e per me il Belgio mi sembrava un paese poverissimo. C'erano molti soldi, ma era povero, povero di tutto. Mi mancava molto l'Italia, perché l'Italia era ed è, cioè se si svegliasse, è un paese ricchissimo di risorse, a cui hanno detto che in realtà è povero di risorse, ha bisogno di, non so, della Francia per imparare. Non è vero, siamo ricchissimi di risorse, già solo se sviluppassimo l'energia del vento, del sole, abbiamo tutto il mare intorno, cioè. Non ci mancherebbe proprio niente. Siamo ricchi di biodiversità, ricchi di acqua che adesso viene continuamente inquinata appunto per metterci sotto, ricchi di storia, ricchi di tutto, ricchi di posizione, la posizione geostrategica in mezzo al mare che dà fastidio, cioè dà fastidio. La Francia vuole guidare l'elite francese, diciamo, l'elite finanziaria francese vuole guidare il Mediterraneo, tutti i paesi del Mediterraneo, quindi soppiantarci, cioè nel senso non l'abbiamo mai guidata, ma ha sempre brigato perché noi non fossimo un faro nel Mediterraneo, cosa che avremmo potuto benissimo essere, evitando anche tutte le guerre che ci sono state nel Medio Oriente. E quindi questa cosa in Italia è stata più forte anche perché l'italiano, secondo me, almeno 30 anni fa era molto più vivo, più vivace, c'era più creatività, più tutto del cittadino di altri paesi, che erano già molto più inquadrati. L'italiano no, non è mai stato molto inquadrato. Quindi è stato fatto un lavoro molto meticoloso, molto forte in questi 30 anni per inquadrarlo, per spaventarlo, per degradarlo, per togliergli la cultura, la sua cultura. Tant'è vero che, ad esempio, in giurisprudenza non devi sapere il latino per fare giurisprudenza. Tant'è vero che tu ne senti ogni giorno su quello che succede nelle università. Tant'è vero che, ad esempio, per studiarmi Luca Pacioli, sì, potrei andare adesso a parte che ho studiato qua, ma per studiare dei testi di quel settore lì, scopri spesso che, non so, sono custoditi dall'Olanda o dall'America, cioè cose nostre proprio, che dovrebbero stare nei musei nostri, nelle biblioteche nostre. Quindi sì, sì, volevi dire che questa specificità dell'Italia, che adesso guida tutti gli altri per la questione dei vaccini, perché l'Italia è stata scelta come cioè, è stata deindustrializzata, però è stata scelta come sede delle massime, come hub industriale farmaceutico. E il farmaceutico, così come la questione dei semi, la Monsanto, ma Monsanto e Bayer si sono sposate, cosa che avrebbe dovuto provocare una rivoluzione, ma noi abbiamo visto che non siamo più capaci di fare le rivoluzioni, hanno a che fare con il sapotere della moneta. Questo semplicemente lo ripeto, perché queste grosse multinazionali sono controllate da quegli stessi fondi speculativi, questi fondi finanziari, che controllano le maggiori massime banche specialiste in titoli di Stato, le too big to fail,
che creano il denaro dal nulla e lo prestano agli stati, decidendo che lo Stato Italia, la moneta la debba pagare molto più cara della Germania. E tutto questo sono decisioni politiche, tra virgolette, cioè completamente arbitrarie, perché, come si è visto anche al processo di Trani, del PM Ruggero, praticamente la decisione di Standard & Poor's di declassare il nostro debito, declassando il debito, voi sapete che poi il nostro Stato, cioè il Tesoro, deve mettere dei titoli del debito più remunerativi per le banche, in realtà era una decisione, diciamo, poco fondata. Perché da quando ci hanno chiamato pigs, hanno deciso che ci avrebbero declassato in tutti i modi. Perché Francia e Germania ci volevano, quando dico Francia e Germania, dico l'elite finanziaria di Francia e Germania, hanno deciso che dal punto di vista geopolitico noi dovevamo sparire come quinta potenza economica mondiale, sparire proprio, declassarci completamente. E questo va di pari passo con l'afflusso massiccio, cioè quello che io chiamo deportazioni di migranti, che è un tutt'uno, cioè è organizzato dagli stessi poteri, c'è cioè Soros di mezzo, e dagli stessi poteri con le stesse finalità, come dice lì, sono d'accordo con quello che dice Fusaro. È organizzato dalla finanza, lo diceva anche Auriti, e gli spostamenti di umani, ma in questo caso questi spostamenti umani sono organizzati per distruggerci a noi Italia, perché in Spagna sono sbarcati 8.000 migranti l'anno scorso, in Italia 180.000. Queste tue analisi sembrano avere dei punti di contatto. Non so se hai avuto modo di leggere il libro di Gioele Magaldi, in cui lui delinea una serie di logge sovranazionali, no? E tra quello che è accaduto c'è questo appunto della deindustrializzazione dell'Italia e insomma, più o meno le cose che hai detto tu. Ti chiedo se l'esistenza di queste logge, di questi circuiti neoaristocratici, come li chiama lui, dove c'è ovviamente anche l'elite finanziaria, ecco, ti può sembrare una ricostruzione verosimile ecco, del quadro? Assolutamente sì. Allora, io Gioele Magaldi non l'ho letto. Io ho letto la mia vita, cioè quello che ho vissuto, ho sentito, eccetera. Allora, di questa esistenza di questi circoli completamente, diciamo, patologici, Psicopatici, possiamo malsani, dire. psicopatici, eccetera, ho presentito l'esistenza quando ero a Bruxelles. A un certo punto è scoppiato il caso di Trou. Sì. Il caso di Trou, del pedofilo di Trou, che di Trou, tra l'altro, significa del buco. Quindi già ho molto riflettuto, cioè spesso le parole, cioè i nomi di personaggi chiave mi hanno fatto riflettere che c'era la manina di questi circoli. Questo qua si chiama di Trou, è stato accusato lui, in realtà lui era l'uomo di paglia, perché coperto tutta una serie di personalità molto altolocate, ci sono state delle testimonianze di bambine o ex bambine, cioè adolescenti che poi hanno testimoniato, di cui la testimonianza di una certa X, era il testimone X, adesso non mi ricordo più come si chiamava, però all'inizio per coprire la sua identità l'avevano chiamata X, eccetera, eccetera, che spiega come ad esempio la pedofilia venisse usata sia per appunto questi pervertiti, sia per ricattare tutta una serie di personaggi. Quindi già lo sapevo, cioè già sapevo di queste logge altolocate, ci sono dei nomi anche, cioè ci sono lì a Bruxelles ricorrevano tanti nomi,
Ora, io potrei citarti dei nomi, però non so se questi nomi siano proprio esattamente quelli di cui parla Gioele Magaldi, ma già prima di tutta la tensione che hanno fatto qua i blogger su Bilderberg, io sapevo dell'esistenza di tutta una serie di circoli di cui qua non si è mai sentito parlare, perché Bruxelles comunque è un crocevia di questo tipo di circoli e di fenomeni. Quindi ne sentivo l'energia e poi io ne sono scappata, senza io aver avuto a che fare proprio in modo personale, cioè senza aver avuto io personalmente, diciamo, delle esperienze, di questo, cioè, con delle esperienze di questo tipo, cioè del tipo di trovarmi in ambienti malsani, che ne so, cioè io non facevo parte di nessun circolo, di nessuna massoneria, di niente, però proprio l'energia, quello che si respira, visto che a Bruxelles si è talmente circondati, se è proprio un acquario, se è un acquario di questo tipo, che io, essendo sensibile alle energie, stavo male, cioè non sopportavo l'ambiente, l'atmosfera, che poi, vabbè, è l'energia di quella città. E sono andata via, mollando un lavoro a durata indeterminata, eccetera, eccetera, e non sapevo che tornare, non sapevo, lo immaginavo, ma non sapevo che tornare in Italia sarebbe stato così difficile. E io qua adesso vorrei anche ricordare a tutti gli italiani che ci ascoltano che all'estero ci sono 60 milioni di italiani all'estero, la gente pensa che ce ne siano 6. In realtà da quando, da tutte le migrazioni che ci sono state fino al secolo scorso, eccetera. Io quando parlo di italiani parlo di anche seconda, terza, quarta, quinta generazione. Cioè, noi abbiamo subito e continuiamo a subire una vera e propria diaspora come popolo. Noi come popolo siamo particolarmente martoriati. Ora, io non voglio far la vittimista perché ci sono i paesi come la Libia, ci sono paesi come la Siria in questo momento, come l'Afghanistan, cioè che stanno dall'altra parte della cortina, nel senso lì dove si fanno le guerre, però nei paesi occidentali noi siamo particolarmente, dopo la Grecia, che la Grecia è un piccolo paese, e sono riusciti a fare più facilmente quello che vogliono fare all'Italia, perché farlo all'Italia è molto più, diciamo, delicato, però lo stanno facendo. Siamo, assieme alla Grecia, il paese più maltrattato dalla finanza, d'Occidente. Assolutamente, in modo assoluto, l'italiano lo deve capire questo. Il fatto che da noi, ne abbiamo parlato anche con altri ospiti, il fatto che da noi non siano avvenuti questi attentati, mettiamo attentati tra virgolette, visto che diciamo, non possiamo immaginare determinate cose, ma alla fine, nonostante siamo nell'era dell'informazione, non è che sappiamo molto in realtà. Comunque, il nostro paese è stato risparmiato. La sensazione è che proprio perché è totalmente eteroguidato e quindi Certo. non c'è alcun problema italiano al momento, no? Quindi non c'è motivo di creare una strategia della tensione. E questo è così anche secondo te? Abbiamo avuto gli anni di piombo, noi siamo stati bistrattati dal dopoguerra, Gladio e compagnia andante, gli attentati, tutte le persone morte ammazzate, Falcone Borsellino, Mattei. Come si chiama, Moro, eccetera, eccetera, cioè tutti i giornalisti, noi abbiamo avuto gli anni di piombo. Poi l'ultimo golpe che abbiamo avuto, perché ne abbiamo avuti vari, è stato quello che ha silurato Berlusconi con i sinistrorsi, cioè non so, gli italioti scemi che festeggiavano in piazza quando in realtà, perché gli stava antipatico Berlusconi, quando in realtà non c'era niente da festeggiare, e lì l'italiano doveva dimostrare maturità e diciamo spirito di non partitismo per unirci tutti insieme e dire: ma questo è un golpe, cosa che io ho detto qualche mese prima che avvenisse. Ho detto, stanno presentando Monti come
primo ministro, già ad agosto del 2011 avevo detto attenzione, qua stanno preparando un golpe e infatti c'è stato il golpe. Dopo il golpe abbiamo avuto governi non eletti, abbiamo avuto le peggio cose e stanno continuando in questo esperimento tra i vaccini e le immigrazioni e tu, la, de, gli sfollati dei terremoti che non hanno che non fanno come fare per continuare. E vuoi che ci siano gli attentati? Qua non c'è nessuno che, cioè, non c'è nessuna opposizione a questo disegno di, a parte di indebitarci, poi a parte il credit crunch, perché noi siamo l'unico paese dove ottenere un credito ormai è praticamente impossibile. Puoi solo avere il credito al consumo se ti compri la macchina, se no il credit crunch proprio, cioè, non c'è credito in questo paese. Mentre negli altri paesi il problema è il contrario, che c'è troppo credito. Quindi noi stiamo crollando sotto questo sistema, questa guerra col debito e niente, cioè non c'è nessuna ragione per il momento di fare dei attentati, perché noi siamo in pieno attentato tutti i giorni. I giorni, quando la regione toscana o qualsiasi regione si sveglia un mattino e dice che noi dobbiamo pagare la tassa tal dei tali, la tassa Di bonifica bonifica. delle acque, quando non fanno nessuna bonifica delle acque e non mettono neanche come sono arrivate alla cifra e devi pagare quella dell'anno scorso, noi siamo in uno stato d'attentato permanente, permanente. Quindi, oltre a non pagare più, a un certo punto noi dobbiamo organizzarci, ma per organizzarci dobbiamo parlare di questo argomento che è la moneta e dobbiamo parlarne in modo professionale, in modo a 360 gradi, in modo non dogmatico e nei consessi, diciamo nei fori competenti, perché noi dobbiamo formare una nuova classe di dirigente che abbia questi argomenti bene presenti e che li conosca benissimo. Se il prossimo governo che avremo, mettiamo che abbiamo un governo appunto eletto, adesso magari qualcosa si sta smuovendo, eccetera. Se il prossimo governo che abbiamo ha persone che di questa materia ne sanno solo perché ci leggono, siamo di nuovo malmessi, capito? Qua dobbiamo avere persone che di questa materia ne sappiano, ne siano patite, siano appassionate, abbiano gli strumenti per diciamo, formare un programma di governo e portare avanti delle istanze, cioè portare avanti delle istanze del popolo italiano sovrano in tutti i consessi, anche internazionali, e elaborare delle strategie per rimediare all'indigenza galoppante di questo paese, la gente che soffre, la gente che sta male, che non sa come, non dico non sa come arrivare a fine mese, ma che mangia male, ad esempio, che è terrorizzato dall'idea di perdere la casa, eccetera. Cioè, aiutare queste persone. Cioè noi tutti, è una priorità sacrosanta, perché c'è anche questa mentalità dell'italiano medio che è di non lamentarsi, cioè ci si lamenta così ma un po' con pudore, no? Però di non, per pudore di non dire che si sta male, cioè di non, e di non, non c'è ancora questa abitudine di rivendicare di io sto male e voi dovete fare qualcosa. No, c'è l'abitudine, cioè, questo è un po' nel carattere dell'italiano, di vergognarsi di star male, no? Di star male, di non farcela. Questa è una priorità, ed è una priorità sacrosanta, e non c'è Europa che tenga. Se il nostro popolo muore di fame, e tra un po' ci saranno 10 milioni di poveri, non c'è Europa che tenga. Qualsiasi Stato, qualsiasi ente pubblico può fare dei buoni, come delle carte appunti, dei buoni per agevolare queste persone, per
anche in circuiti magari anche limitati, non completi, non i supermercati, naturalmente i supermercati non accetteranno una cosa del genere all'inizio, però per agevolare gli indigenti nei pagamenti di certi servizi, ad esempio sanità e certi beni. Ad esempio la ricostruzione delle città colpite dai terremoti. Volevo tornare un po' breve, poi siamo alle battute finali. Su Berlusconi, no, che dicevi prima, il motivo della destituzione è perché non si adeguava a quello che, diciamo, gli veniva chiesto, rappresentava un pericolo anche per il consenso che comunque aveva all'epoca. Perché? Sì. Beh, Berlusconi, allora, lui per tutta una serie di cose aveva fatto delle politiche, delle iniziative alternative che non erano gradite all'atlantismo, di cui tre alleanze, l'alleanza con Chavez, l'alleanza con Gheddafi e l'alleanza con Putin. Erano alleanze strategiche perché erano alleanze che riguardavano l'oro della moneta attuale, che è l'energia, perché la moneta attuale, cioè il dollaro, essendo come appunto che nasce la moneta come se fosse coperta contabilmente da qualcosa e che alla fine deve ricercare nella ricchezza reale qualcosa che ne giustifichi. Diciamo la creazione a go-go per il dollaro e il petrodollaro, il petrolio. Quindi Berlusconi aveva fatto queste alleanze con queste persone e soprattutto con Gheddafi, a parte anche la sua alleanza con Putin, ma un'alleanza meno conosciuta dal punto di vista petrolifero era quella con Chavez, che ha dato molto fastidio, perché comunque Gheddafi era qualcuno che stava lavorando per guidare la liberazione dei popoli africani dal giogo europeo, in particolare francese, con il progetto di creare un dinaro d'oro un dinaro d'oro e vendere poi petrolio in quella unità di valore. Quindi questa è una delle cose molto gravi. Molto gravi, tra virgolette, che lui ha fatto, che ha dato fastidio. Un'altra cosa è il fatto che lui in realtà cominciava a parlare di moneta parallela, lui già ne parlava. Lui e Tremonti, benché abbiano fatto anche delle cose pessime, in realtà poi, cioè, loro facevano un passo avanti nella direzione del globalismo, poi uno o due indietro. E remavano contro. Ad esempio, si dice che Tremonti abbia istituito i derivati ai comuni, però io so anche che i derivati ai comuni, che poi sono stati aboliti in Germania e in Gran Bretagna, Tremonti sospese i derivati ai comuni, cioè agli enti pubblici, per un anno e poi dovette riprenderli, perché ogni volta che Berlusconi faceva qualcosa di questo tipo, di populista, tra virgolette, si beccava degli attacchi o giudiziari e mediatici. E io te lo dico perché all'epoca lo seguivo molto da vicino, pur non essendo berlusconiana, nel senso che non ho mai votato, ma io analizzavo la questione economica e finanziaria e vedevo che ogni volta lui si beccava questi grossi ricatti, come quella volta che ebbe la duomata sui denti, la duomata, non so se vi ricordate, che ebbe un Sì, duomo sui denti, che glielo ti cagano, sì. simbolo molto, anche quello molto simbolico, molto forse esoterico, che ne so. Però avvenne uno o due giorni dopo un bel editoriale della Ida Magli dove parlava proprio di signoraggio, cioè c'era proprio la parola signoraggio sul giornale in prima pagina dell'editoriale. Quindi io lo vidi come un avvertimento. Sì, quindi lui rimetteva in discussione, voleva rimettere in discussione Quindi l'euro. potrebbe esserci che poi tutto l'anti-berlusconismo, l'ho detto tante volte, soprattutto quando nei primi anni 2000
facevo l'università, scienze politiche. Tu sei in Toscana, io ho studiato, cioè sono toscano anch'io, e ho studiato a Siena scienze politiche, e ricordo questo clima che, del quale poi venni permeato in quel momento, no? Nel senso, questo clima quando lui vinse nel 2001, no? L'Economist che fece quella copertina, no? Perché Berlusconi è inadatto a governare l'Italia, no? Non date le chiavi e il diario della settimana uscì, insomma, e le trasmissioni di Santoro e via dicendo. Cioè si respirava effettivamente un clima di instaurazione di chissà quale regime. Quindi tutto l'anti-berlusconismo che c'è stato poi in seguito potrebbe essere letto in chiave retrospettiva, ovviamente, come una, ecco, contromisura a questa sua potenziale pericolosità. Esattamente. Esattamente così, cioè praticamente questo naturalmente nega, non nega il libretto di Travaglio e tutte le cose. Certo, teorie, certo. Perché appunto perché nacque in certo modo, che scrisse Travaglio, ma che io dico in realtà più che mafia c'era odor di CIA inizialmente, secondo me, perché comunque sono le due facce della stessa medaglia, almeno in Italia. Quindi poi a maggior ragione, visto che nacque in quel modo lì, poi sei guardato a vista. Ma io dirò di più, cioè chiunque vada al governo in questo momento è guardato a vista, e nessuno avrà, cioè lui è arrivato al potere con tantissimi voti, quindi aveva molta popolarità, quindi era continuamente messo, diciamo, minacciato, ricattato, messo in guardia. E io già scrivevo, cioè io sono arrivata qua nel 2004, ho cominciato a scrivere nel 2007, e trovavo, mi puzzava molto questo anti-berlusconismo. Quindi ogni volta che succedeva un attacco io cercavo di capire perché, nel senso che spesso, senza neanche cercare troppo in là, constatavo che avvenivano questi attacchi tutto ad un colpo, i media, la magistratura, eccetera, eccetera, ci rincoglionivano appunto per giorni, sempre dopo un fatto che andava nel senso buono, tipo l'eliminazione dell'ICI, oppure la sospensione dei derivati per un anno, oppure la famosa visita di Gheddafi, che tutti criticarono in quel modo, quando io la trovai veramente, cioè, una delle poche cose belle e buone fatte da un governo italiano negli ultimi 50 anni. Quindi sì, esattamente come dici tu. Nicoletta, io sono molto contento di questo nostro incontro radiofonico, e mi piacerebbe poi, magari quando riprenderemo nella nuova stagione, averti ancora, perché è volata via quest'ora e passa che abbiamo trascorso insieme, ricchissima di spunti che poi meriteranno ulteriori approfondimenti insieme poi a quello che accadrà in questi mesi. Quindi grazie davvero. Posso dire un'ultima, prego, cosa? Prego. Cioè, almeno sulla moneta. Sì. Che vorrei che appunto passasse questo messaggio, che la moneta deve essere fiat, deve essere nominale, non deve essere coperta, quindi contabilmente deve nascere come moneta, non come titolo, cioè né come debito né come credito, quindi deve nascere come cassa nello stato patrimoniale, cioè all'attivo di cassa. E diciamo, ad esempio, nel patrimonio del tesoro oppure della banca centrale, e come debito nei confronti dei cittadini. Debito nei confronti dei cittadini, perché dovendo appartenere al cittadino, il cittadino è colui che dà il valore alla moneta che il tesoro crea o che la banca centrale crea, ed è l'usufruitore ultimo di quel valore. Quindi deve essere il creditore, perché ne è lui il proprietario. Cioè io ho fatto degli schemini contabili per dimostrare come dovrebbe essere contabilizzata la moneta da parte dello Stato e degli enti pubblici, perché non sia liability, cioè perché non sia passività, ma sia res fungibile, e che appartenga ai cittadini, al momento della creazione, e al portatore quando tu ce l'hai o nella tasca o anche nel tuo conto virtuale, ma deve essere nella tua cassa. Ecco, questo semplicemente uno spunto, è il mio messaggio, cioè il mio sunto,
il messaggio che deve passare, se si è capito. Grazie Nicoletta, buonanotte e a presto. Buonanotte, ciao.